Come on, come here, check Papa playing. Di questo modo molto bello, molto melodico di interpretare gli accordi. Modo molto molto bello, interessante di suonare quasi un assolo, ma riesco comunque a scandire anche gli accordi. Quindi andiamo a vedere un pochettino come riusciamo a creare questa cosa. Oggi utilizzerò una chitarra classica, corde in nylon molto molto belle che si addicono veramente a questo stile molto latino. Purtroppo ragazzi, io ho cambiato le corde un mese fa, non ho capito che cosa è successo, ma queste corde si sono completamente arrugginite, probabilmente il calore, l'umidità, non lo so. Chitarra suonata, non suonata per un mese, ho cambiato le corde proprio prima di non suonarla più e mi sono ritrovato con queste corde tutte consumate. Però suona ancora bene, mi piace. Partiamo dal giro di accordi. Siamo in La minore, abbiamo tre accordi, un La minore, un Sol ed un Fa maggiore. Mi ricorda tantissimo la progressione andalusa di Andalusian Cadence. Però soltanto con tre accordi, quindi l'accordo 1, l'accordo 7 e l'accordo 6. Costruiti sulla scala minore naturale. Il segreto per riuscire a suonare un assolo che però riesce anche a scandire gli accordi è quello di suonare sulle triadi di ogni accordo. Per esempio, nel primissimo esempio andiamo ad analizzare che cosa ho suonato. Ho suonato il La minore in questo modo, quindi arpeggiando questa triade in stato fondamentale, La, Do e Mi, e l'ho arpeggiata sempre con l'indice, medio ed anulare. Per il secondo accordo ho pensato al Sol maggiore, insomma, utilizzando questa triade. Quindi penso a questa triade con la terza al basso, però non suono tutto l'accordo, suonerò soltanto la seconda e terza corda. E poi aggiungo questa melodia per riempire gli spazi tra i due accordi. Tasto 6, tasto 5 e tasto 3. Finisco poi con questo accordo. Di nuovo potrebbe essere un accordo di La minore, ma potrebbe anche essere, potrei anche pensare ad una triade di Fa maggiore con la terza al basso, però suonare soltanto queste due note, il Do ed il La. Dopo questo accordo mi piace suonare questo La minore in questo stile molto latino. E quindi quando andiamo poi a risuonare adesso questa frase, però con la consapevolezza di quello che sto suonando, riusciamo a capire e a visualizzare anche le triadi per ogni accordo. Nell'esempio numero 2 andiamo addirittura a cambiare posizione. Questa frase è molto molto bella, perché veramente andiamo ad enfatizzare ogni accordo. La minore è sempre lo stesso, un La, un Do ed un Mi. Per il Sol maggiore suoniamo sempre la triade, questa con la terza al basso, partendo dalla seconda corda, quindi il Re, il Si, il Re ed il Sol sulla prima corda, poi aggiungiamo il La al tasto 5 ed il Si al tasto 7, cioè sempre questa melodia tra gli accordi. Finiamo con il Fa. In questo caso io penso sempre
a questa triade, quindi questa forma del Re maggiore però suonata in posizione di Fa e quindi al tasto 5, 6 e 5. Ovviamente, ragazzi, non dobbiamo necessariamente sempre mettere giù tutto l'accordo. In questo caso ho suonato tasto 5 e tasto 6. Quindi penso alla triade di Fa con la quinta al basso, ma vado soltanto a enfatizzare, a suonare due note. E poi suono questo Fa maggiore un po' a schitarriata, stile latino tamarro, parliamoci chiaro. E quando metto tutti e due gli esempi insieme, esempio numero 3. Stessa cosa, ragazzi, è sempre tre accordi, riesco a sentire tre accordi, il primo è la minore, ma lo suoniamo in questo modo. Quindi ho questa triade di la minore e più un arpeggio in questo caso, perché suoniamo il mi, il do, il mi ed il la al tasto 5. Poi il sol maggiore, sempre la solita triade. Questa volta però suoniamo prima corda, terza corda, seconda corda, prima corda, tasto 5 e tasto 7. E poi, ovviamente, finiamo con il Fa. Sempre due note, però questa volta suoniamo anche una melodia dopo. Quindi siamo in posizione di posizione 5 con la scala di La minore. E poi finiamo con l'esempio numero 4 che suona così. Quindi sempre lo stesso gioco, ragazzi, La minore, arpeggione di La minore, tasto 5 sulla seconda corda, tasto 5 sulla prima corda e tasto 8 sulla prima corda. Sol maggiore, penso a questa triade, ma suono soltanto le prime due corde, quindi da questa posizione passo a questa e suono questa frase. E finisco con il Fa. Sempre nella stessa posizione. E poi concludo con questa frase un po' veloce, in questa posizione 5, sempre della scala di La minore, tasto 8, tasto 7, pull off al tasto 5 e poi seconda corda 8, 6, pull off al tasto 5, 7 e 5. Mettiamo tutto insieme e vi voglio dire assolutamente non dovete suonare questa parte velocemente, la velocità non c'entra proprio assolutamente niente, infatti possiamo dargli un suono stupendo anche suonandolo lentamente, però assicuratevi sempre di mantenere un bel suono, un bel ritmo e soprattutto un bel groove. Ovviamente, ragazzi, possiamo semplicemente anche suonare gli accordi, infatti nella seconda sezione andiamo ad arpeggiare questi accordi. Cerchiamo sempre di distinguere ogni singola nota, ma non la andiamo ad isolare come abbiamo già fatto, ma andiamo a suonare proprio gli accordi. Ho suonato due sezioni, la prima è semplicissima, La minore, Sol, suonato in questo modo, oppure con la triade, ed il Fa, sempre i soliti tre accordi. In questo caso però ho sempre l'indice sulla terza corda, il medio sulla seconda corda e l'anulare sulla prima corda. Abbiamo tre tipi diversi di arpeggi, il primo è indice, medio ed anulare, il secondo arpeggio sul secondo accordo abbiamo anulare, medio, indice due volte,
e il terzo arpeggio sul accordo di Fa, anulare medio indice soltanto una volta. Poi dopo questo accordo suoniamo una melodia, tutta sulla prima corda, 1, 3, 5 e 3, ed 1, quindi... Possiamo cambiare la melodia se vogliamo, tasto 1 sulla seconda corda, 3, 0, 3 ed 1. Cambiamo posizione. Sono tutte delle variazioni, ragazzi, l'arpeggio della mano destra è sempre lo stesso, sto utilizzando dei accordi diversi, non vi fate spaventare da questo accordo strano, è una semplice forma di sol, forma di re suonata in posizione di sol, stesso arpeggio, stessa enfasi, se vogliamo possiamo anche estendere la prima corda. Quindi sto aggiungendo una nota, nel caso della minore abbiamo il Mi al tasto 12, per il Sol abbiamo il Re al tasto 10 e per il Fa abbiamo il Do al tasto 8. Molto spesso il concetto in sé è addirittura più importante dell'esercizio, no? Quindi capire come andare a isolare le note delle triadi dà sicuramente tantissime idee che potete andare poi ad applicare su qualsiasi progressione. Per esempio, se volessimo cambiare progressione di accordi, Re maggiore, La maggiore e Sol, potrei utilizzare lo stesso approccio. A volo, io vi lascio fare pratica con questi accordi, mi raccomando ragazzi, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Buona giornata e ci vediamo alla prossima.